Cosa? Ce la farò, eh. Ciao a tutti, sono Giorgio Tomatis, ho 21 anni, vivo a Busca, provincia di Cuneo, e sono un atleta della nazionale. L'inizio della stagione è stato un po' difficile, dopo Wujiang, che è stata una gara un po' strana e prima Coppa del Mondo dell'anno, mentalmente non è stato facilissimo. Poi c'è stato Shanghai, dove anche lì il minimo errore ti fa veramente scivolare indietro in classifica. Per me è stato il primo anno in cui sono riuscito a entrare così dentro la federazione, avere così tanto supporto per gli allenamenti insieme a tutta la squadra. Sicuramente avere una tracciatura sempre nuova e sempre diversa in base alle nostre richieste è molto stimolante e dal punto di vista tecnico permette di crescere moltissimo. Questo non può che migliorare la nostra performance e farci arrivare sempre più in alto. Una cosa in più è come fanno sentire gli atleti al centro dell'attenzione di più rispetto agli anni scorsi, o soprattutto rispetto a anni fa quando ho iniziato a fare gare io. C'è molto più questa sensazione di importanza delle gare, degli atleti di conseguenza, e quindi questo dà più fiducia e più energia alla squadra per fare bene. Questo inverno ho lavorato molto sui boulder, infatti ho lavorato tanto sulla parte fisica, che è la mia pecca. Sicuramente c'è sempre da migliorare ancora, però sono contento finora di dove sono arrivato. Se trovassi in finale di combinata con Marci, avrei molto timore di un blocco fisico, dove sicuramente potrebbe esprimersi molto meglio di me. In vista di Los Angeles 2028 sarei molto motivato se si dividessero le discipline, perché forse avrei più possibilità di avere un posto alle Olimpiadi. Comunque sarei molto stimolato anche se fosse la combinata, anzi uno stimolo in più per continuare a migliorare nei blocchi.